l'immagine è rappresentato nel corso della storia uno degli approcci tecnologici che ha fornito spunti e risultati di estremo valore e che hanno spesso cambiato quello che è il corso della biologia o della medicina. Se noi pensiamo in grande intendo su grossi esseri viventi come l'essere umano, immaginiamo quello che era la medicina prima della comparsa della diagnostica per imaging, la possibilità di individuare lesioni con tecnologie sempre più sofisticate, con una risoluzione sempre più elevata, e quello che poi potrebbe essere stata invece la biologia se non ci fossero state le prime scoperte che hanno consentito di visualizzare per la prima volta il Golgi o le cellule in sé o il nucleo o queste strutture che per noi adesso sono assolutamente naturale considerare come parte di una cellula, ma c'è stato un momento in cui tutto questo non esisteva, non era stato mai visto. Ecco, il vederlo ha spesso consentito di cominciare a studiare quel determinato campo della scienza. Allora, l'imaging noi lo possiamo suddividere in vari modi. Possiamo parlare di un imaging statico che ci permette di vedere oggetti a varie risoluzioni, quindi con vari ordini di ingrandimento. O possiamo parlare di un imaging funzionale che ci permette non solo di vedere oggetti, ma di studiare, per esempio, all'interno di questi oggetti, di questi esseri viventi, particolari funzioni, processi metabolici, ad esempio. E questa suddivisione tra imaging statico e imaging funzionale prevede il fatto che esistano tecnologie o approcci metodologici diversi. Se noi partiamo in una ipotetica scala di risoluzione, dal basso, dalla singola molecola, dobbiamo partire necessariamente dalla microscopia. Una breve introduzione su che cos'è la risoluzione, così che ci capiamo. Per risoluzione noi intendiamo la capacità di discriminare due punti distanti tra di loro. Se io disegno due punti, due macchie nere sul muro e mi allontano, arriverò a un certo punto in cui io non riuscirò più a discriminare queste due macchie nere separate tra di loro e le vedrò come un'unica macchia nera. La risoluzione non è altro che la minima distanza a cui io mi devo mettere per riconoscere quelle due macchie come separate tra di loro. Ora c'è una legge fisica che si chiama legge di Abbe, un fisico ottico che ha codificato questo che è il concetto di risoluzione in un'equazione, che senza entrare in dettaglio fondamentalmente ci dice che la risoluzione di un microscopio non può essere superiore alla lunghezza d'onda della luce irradiante. Poiché noi riusciamo a vedere con il nostro occhio luce fino a un massimo di uno spettro di 200 nanometri, la risoluzione di un microscopio ottico non può essere superiore ai 200 nanometri. Cosa significa questo? Che se io prendo un microscopio ottico non riuscirò mai a discriminare due oggetti distanti meno di 200 nanometri, li vedrò come un unico oggetto. È chiaro che se io ho tanti punti in fila e questi punti li vedo come uniti tra di loro, non mi sembreranno più dei punti, mi potranno sembrare una linea, mi potranno sembrare una palla, una sfera, ma certo non li discrimino come punti e quindi la mia percezione di quell'oggetto è diversa da quella che è la realtà. Migliore la risoluzione, migliore la mia capacità di discriminare e analizzare i dati. Però questa legge fisica è una legge inalterabile, io non posso in qualche maniera superare questa legge fisica, posso però imbrogliare questa legge fisica e posso utilizzare una serie di tecniche che mi permettono, per esempio nella microscopia ottica, di aggirare l'ostacolo, come vedremo poi più avanti. È chiaro che io posso usare altre tipologie di energia irradiante. Posso per esempio utilizzare degli elettroni. Poiché, come abbiamo detto, è la lunghezza d'onda dell'energia irradiante che determina in qualche modo la risoluzione, se io uso energie come gli elettroni posso arrivare a lunghezze d'onda che sono nell'ordine degli angstrom. E quindi posso utilizzare un'energia che mi consente in teoria di avere una risoluzione pari a quella di angstrom. E questo è il principio su quale si basa la microscopia elettronica. Okay? Queste sono le due principali tecniche di analisi che vengono normalmente utilizzate nella ricerca di base, una scelta su sistemi biologici. La microscopia ottica e la microscopia elettronica.
Esistono poi approcci metodologici che ci permettono di correlare, di mettere insieme queste due tecniche e di osservare esattamente lo stesso oggetto, lo stesso campione, sia in microscopia ottica che in microscopia elettronica, contemporaneamente o contestualmente. Questa si chiama microscopia correlativa. In questa ipotetica scalata dalla risoluzione di tipo microscopico fino al macroscopico, cioè le tecniche di indagini su interi esseri viventi, su mammiferi interi, quali la risonanza, l'attacco, la PET, eccetera, c'è una tecnologia di microscopia che si pone un po' a cavallo, che si chiama microscopia intravitale. La microscopia intravitale consente, attraverso un microscopio particolare, un microscopio laser che ha una luce pulsata, si chiama microscopio a due fotoni, di poter avere un coefficiente di penetrazione della luce piuttosto elevato. In pratica è possibile visualizzare attraverso questo microscopio organi interi all'interno dell'organismo e di visualizzare in opportuni modelli sperimentali, visualizzare cellule vive, così come si muovono nel contesto fisiologico dell'organo dove si trova. È chiaro che la ricerca non si ferma semplicemente allo studio di singole cellule o di modelli biologici semplici, utilissimi ovviamente, ma se la ricerca biologica porta poi alla identificazione di funzioni di gene, porta all'identificazione di nuovi farmaci, eccetera, questi in qualche maniera devono essere validati su organismi superiori. Se noi parliamo di farmaci, per esempio, quando un farmaco arriva a un certo grado di livello di sicurezza, questo farmaco deve essere ovviamente testato nell'ambito di fasi di ricerca clinica, cosiddetti clinical trials. E spesso per poter identificare il risultato di questa terapia farmacologica sperimentale ci si avvale di tecniche di imaging, che sono esattamente le stesse che vengono utilizzate per la diagnostica su pazienti non arruolati in studi clinici. E queste tecniche possono andare da tecniche cosiddette di medicina molecolare, ossia tecniche che si avvalgono della capacità dell'organismo di captare molecole marcate in un certo modo, per esempio radioattive, e di identificare utilizzando la captazione di queste molecole particolari funzioni. Parlo per esempio della PET o della SPECT, oppure di tecniche di imaging che consentono di visualizzare le strutture del nostro corpo, quali la risonanza magnetica, l'attacco o l'ecografia, non solo in modo statico, ma spesso anche con particolari applicazioni tecnologiche, anche in modo funzionale. Anche queste tecnologie sono in grado oggi di poterci dare dei risultati funzionali. Il centro di imaging sperimentale del San Raffaele è una delle divisioni in cui è stato suddiviso nell'ultimo piano divisionale approvato dal Comitato Scientifico del San Raffaele l'organizzazione della ricerca all'interno dell'Istituto. All'interno di ciascuna divisione confluiscono le attività di ricerca sia di tipo clinico, quindi i dipartimenti clinici, che l'attività di ricerca di base da parte dei ricercatori, che affluiscono in gran parte a quello che è il cosiddetto DB1. Il primo degli edifici che è stato realizzato all'interno del San Raffaele con il solo scopo della ricerca. Il centro di imaging sperimentale, al centro di imaging sperimentale confluiscono in pratica centri che sono deputati sia alle attività di ricerca clinica che sperimentale, e in particolar modo per quanto riguarda i dipartimenti di ricerca clinica rientrano il dipartimento di radiologia, di neuroradiologia, di radioterapia, di fisica sanitaria e di medicina nucleare. Tutta l'attività di ricerca che viene svolta all'interno di questi dipartimenti clinici viene in qualche maniera convogliata all'interno di questa organizzazione che è la divisione. Oltre alla ricerca clinica, sono presenti all'interno della divisione anche delle unità di ricerca di base. In particolar modo abbiamo unità di ricerca di base che sono prevalentemente deputate alla ricerca che si occupa di imaging o di sviluppo di imaging. Quello che differenzia i centri di imaging i centri di ricerca rispetto alle divisioni all'interno di San Raffaele è che i centri di ricerca non sono altro che delle divisioni nelle quali sono comprese anche delle attività di servizio e di facilities nei confronti dei ricercatori, rivolte ai ricercatori interni a San Raffaele, ma anche utenti esterni, profit o non profit,
Ovviamente nel centro di imaging si tratta di servizi che noi prestiamo nell'ambito dell'imaging. Esistono diverse modalità nel campo dell'imaging per poter prestare delle attività di servizio. Una di queste modalità è quella della ti fornisco lo strumento e tu lo utilizzi, l'altra modalità è quella ti fornisco lo strumento corredato di tutte le expertise, quindi delle esperienze necessarie per poterlo utilizzare al meglio. Noi all'interno del CIST abbiamo scelto entrambe le modalità di servizio. L'utente può decidere di avvalersi sia degli expertise interni che semplicemente delle tecnologie. Queste tecnologie sono riunite all'interno di tre prevalenti facility. Una facility è una facility storica del San Raffaele che si chiama Alembic, nella quale rientra tutta la tecnologia nell'ambito di microscopia ottica ed elettronica. Una facility è una facility di risonanza magnetica, di ultrasound e di ecografia preclinica, e un'altra facility è una facility che è rivolta prevalentemente alle indagini PET, SPECT e alla radiofarmacia. In queste facility lavorano personale esperto e nel caso delle facility precliniche si tratta di personale che oltre a svolgere attività di ricerca svolge anche attività clinica, quindi su pazienti, quindi hanno una esperienza che va al di là della semplice utilizzo tecnico della strumentazione. Ovviamente l'expertise per l'utilizzo delle tecniche di imaging a tutto campo, dall'ottico all'elettronico alla preclinica e alla clinica, prevede che questa expertise venga continuamente migliorata nel tempo. E per questo che intorno alle facilities e ai gruppi di ricerca del centro di imaging sperimentale abbiamo creato dei gruppi che svolgono attività di R&D, di research and development, nel campo dell'imaging. Tutto questo fa sì che intorno a questo centro di ricerca di imaging sperimentale ci siano ricercatori che utilizzano le tecnologie, utenti che utilizzano le tecnologie avvalendosi di collaborazioni o direttamente utilizzano tecnologie all'interno del centro, e ci sono ricercatori che sviluppano nuove tecnologie, le mettono a disposizione degli utenti e rappresentano per questi utenti e per i ricercatori interni dei punti di riferimento per definire risoluzioni di eventuali problemi scientifici. Gli anni 80 rappresentano un rinascimento per la microscopia ottica, questo grazie alla disponibilità di computer sempre più potenti e di videocamere con sensori sempre più sensibili. Questo fondamentalmente ha permesso quindi di sostituire le comuni pellicole fotografiche, ma anche di fare delle registrazioni di lungo tempo. E contemporaneamente c'è stato anche un grosso sviluppo nelle molecole che potevano essere utilizzate, quindi basta pensare alla GFP, quindi la Green Fluorescent Protein, che ha permesso in pratica di legare una piccola coda fluorescente alle proteine e di poter seguire quindi il loro destino. Possiamo anche pensare alla Fura 2, sensibile quindi ai diversi livelli di calcio, che anche questo ha permesso quindi di avere delle informazioni che prima erano assolutamente impensabili. Contemporaneamente però c'era anche la necessità di uno sviluppo di tipo tecnologico. Infatti le immagini sono viziate nella comune microscopia da effetti di diffrazione che di fatto fanno sì che anche una sorgente infinitamente piccola si traduca in un piccolissimo disco di luce, però con una grandezza che in qualche maniera va a limitare la nostra risoluzione, la nostra capacità, cioè di risolvere due punti molto vicini. Ecco che qui sono intervenute quindi nuove tecnologie, e prima di tutto sicuramente negli anni 80 dovremmo ricordare il confocale, dove è stato possibile in pratica selezionare solamente i raggi di luce che provenivano da un determinato piano ottico, e quindi eliminando tutte quante le componenti fuori fuoco che normalmente vanno a sovrapporsi, e quindi aumentando evidentemente la nostra capacità di risolvere le strutture. Negli anni più recenti abbiamo visto poi ulteriori sviluppi, quindi ad esempio sviluppi di tipo matematico, di tipo di deconvoluzione delle immagini, dove
potendo conoscere quindi le caratteristiche di queste distorsioni, dell'inflazione, dei microscopi, è possibile quindi riallocare in pratica i punti originali e quindi avere sicuramente un miglioramento ottico notevole. Negli ultimissimi anni ci sono nuove tecniche che hanno spinto ulteriormente questa nostra capacità di risolvere le strutture, proprio grazie a approcci di tipo statistico come Pollen e Storm, che in pratica vanno a identificare i centri di gravità da cui provengono appunto i segnali luminosi, quindi andando a ridurre grandissimamente quindi i segnali di luce. E dall'altra parte abbiamo anche degli approcci invece con lo STED che vanno in pratica a erodere questo piccolo disco e quindi ancora una volta ci permettono di avere una risoluzione maggiore dei nostri punti. Se noi immaginiamo di poter combinare quindi questo tipo di informazioni con quelle che possiamo avere a livello di microscopia elettronica, possiamo immaginare appunto anche sugli approcci più recenti come può essere la tomografia tridimensionale, è chiaro che combinando queste informazioni possiamo aprire veramente dei nuovi mondi nelle nostre conoscenze. Alembic recentemente è entrata a far parte del network di EuroBioImaging, quindi una rete che unisce tutte quante le facility più importanti a livello europeo. In questo senso si è sviluppato un nodo a livello italiano che vede 5 siti sparsi appunto sul territorio nazionale. E lo scopo di questo network è quello di rendere disponibile a qualsiasi ricercatore le attrezzature necessarie per poter svolgere la propria attività. In particolare Alembic fa parte del gruppo chiamato Advanced Light Microscopy, ma all'interno della nostra divisione, di San Raffaele, c'è anche la partecipazione come molecular imaging, quindi per quanto riguarda MRI, PET e così via. Quindi sicuramente questa è una grossa iniziativa che va in linea con quello che è sempre stata la filosofia di Alembic, quindi quella di aprirsi verso l'esterno. In questo modo quindi i ricercatori a livello nazionale, a livello internazionale, potranno fare un'application proprio per poter svolgere il loro progetto utilizzando le macchine che sono presenti presso la nostra istituzione. Ok, questa è una tipica acquisizione confocale, un'acquisizione lungo l'asse Z dell'oggetto. Siccome il confocale permette di selezionare una singola sezione ottica, quindi ci permette di sezionare otticamente l'oggetto, un sezionamento che è ottico, non è un vero tagliare l'oggetto, ma è un sezionamento dell'immagine che viene prodotta nel microscopio. In questo modo noi possiamo vedere l'oggetto in maniera molto precisa, ad altissima risoluzione, e poi raccogliere un set di dati in 3D, prendendo una serie di immagini con quello Z, che poi posso usare ad esempio per fare una ricostruzione tridimensionale dell'oggetto che sto esaminando. Quindi ci sono strutture che scompaiono da questa serie di immagini perché sono su livelli diversi, ad altezze diverse. Riprendendo poi invece tutto il pacchetto 3D, posso usare questo pacchetto per ricostruire la struttura generale dell'oggetto e ricostruire la struttura 3D dell'oggetto che sto guardando. La caratteristica di questo particolare confocale è che ha la possibilità di fare delle acquisizioni spettrali. Sono delle acquisizioni in cui lo strumento, con dei dispositivi particolari di cui è dotato, è in grado di imparare lo spettro di emissione delle molecole fluorescenti in modo da poter attribuire a ciascun pixel che viene acquisito dall'immagine, a seconda dell'andamento spettrale che viene misurato, la provenienza del tipo di segnale che è stato da cui è stato generato, e quindi permette la possibilità di discriminare in maniera assolutamente precisa alcuni tipi di marcature fluorescenti che altrimenti con la microscopia a fluorescenza tradizionale non potrebbero essere distinte. Questo invece è un sistema per fare dei time-lapse per lungo periodo, cioè degli esperimenti in cui vuoi seguire le cellule vive per tanto periodo, per cui ha un sistema di climatizzazione, di controllo della CO2, umidità e temperatura per mantenere le cellule vitali,
e per lungo periodo, quindi anche per giorni, come se fosse dentro un incubatore. E poi, siccome questi esperimenti durano molto tempo, c'è la possibilità di controllare lo strumento, che è tutto praticamente robotizzato, da remoto, sia dall'istituto, dal proprio laboratorio, sia da, ad esempio, da casa propria, collegandosi via internet, in modo da poter intervenire in ogni momento sull'esperimento, perché magari pensa che tu stai seguendo una cellula che si sta muovendo, poi magari questa cellula si sposta dal campo che tu stai seguendo, quello che stai acquisendo in quel momento, e da remoto puoi intervenire sullo strumento per muovere il campo, riportare la cellula al centro e farlo proseguire l'acquisizione. Alcuni tipi di segnali, alcuni tipi di marcature fluorescenti, il risultato è molto molto migliore rispetto a quello. Questo tipo di approccio invece non prevede una cosa meccanica che ti permette il sezionamento ottico, ma è una ricostruzione matematica che viene fatta dopo l'acquisizione, perché ci sono tutta una serie di parametri del microscopio che sono misurati e che possono essere applicati per ottenere il sezionamento ottico, ma senza l'utilizzo di un pinol, che invece è tipico del focale. In questa stanza abbiamo due macchine che sono dedicate a live look screening, quindi chiaramente questo segue l'evoluzione che c'è stata nel tempo della microscopia. Siamo partiti dalla necessità solamente di avere una bella immagine, siamo transitati attraverso anche degli esperimenti in vivo, che ormai sono sempre più frequenti, adesso c'è la necessità di poter utilizzare grandi numeri, quindi fare delle analisi multiparametriche o in alcuni casi anche fare degli screening di composti. Quindi abbiamo diverse esigenze, questa macchina in particolare è dedicata allo screening per cellule che sono adese, quindi su piastre da 96 pozzetti. In questo caso invece ci troviamo con una macchina completamente diversa, in quanto qui è possibile prendere le immagini delle cellule mentre transitano attraverso un capillare, quindi in questo modo è possibile poter prendere fino a 5 canali diversi, 1000 cellule al secondo, e in questo modo chiaramente rispetto al normale fax noi abbiamo un ulteriore grosso vantaggio, che è quello di poter avere anche una localizzazione del segnale, quindi poter essere sicuri se c'è una specificità del segnale e poter anche vedere delle popolazioni estremamente piccole all'interno del nostro capello. Questo si riferisce appunto alle cellule adese. Noi possiamo vedere come c'è una analisi sequenziale di una piastra a 96 pozzetti e vediamo che vengono prese tutte quante le immagini con diversi colori e successivamente queste potranno essere analizzate. L'EMIC nasce più o meno 10 anni fa e nasce proprio per l'esigenza di avere una struttura per l'imaging all'interno dell'Istituto Scientifico San Raffaele. All'inizio chiaramente ho messo assieme un numero ridotto di strumenti, quelli esistenti, poi poco alla volta è cresciuto. Molte nuove tecnologie si sono aggiunte. Attualmente abbiamo qualcosa come 300 utilizzatori che quindi hanno un uso assolutamente indipendente di quello che sono le strumentazioni a disposizione. Quindi il nostro compito evidentemente è quello di fornire delle strumentazioni che siano sempre allo stato dell'arte e che possano quindi venire incontro alle esigenze dei diversi tipi di utilizzatori, per cui abbiamo una parte chiaramente dedicata al servizio e poi c'è anche una piccola parte di ricerca e sviluppo che ha proprio la funzione di creare delle tecnologie innovative. Qui in particolare siamo proprio nell'area di ricerca e sviluppo. Questo che accanto a me è un prototipo che abbiamo sviluppato su un brevetto nostro e che risponde anche questa a un'esigenza specifica, che è quella di avere una nuova tecnologia per il drug screening di canali ionici, quindi un'applicazione molto, molto particolare. La tecnologia tipica, chiaramente rappresentata
dal patch clamp, ma questa non si presta evidentemente per uno scaling su grandi numeri. La nostra sfida è stata proprio quella di identificare una nuova tecnologia che potesse dare questo tipo di risposta. Nella fase di specie, appunto, qui utilizziamo dei sensori fluorescenti per il voltaggio e poi attraverso la correzione dei dati possiamo avere delle misure praticamente di conduttanza a livello delle singole cellule. Altri aspetti invece riguardano sempre l'uso di questi coloranti sensibili al voltaggio per fare drug profiling, questa volta su delle reti di neuroni, quindi su sistemi più complessi, quindi andando praticamente dalla singola cellula a delle reti complesse. Vediamo qui il prototipo funzionante in piena automazione, il multiwell contenente le cellule posto su un tavolino motorizzato che permette di eseguire una sequenza di azioni predefinite nei diversi pozzetti contenenti cellule caricate con un colorante fluorescente sensibile alle variazioni del voltaggio. In pratica vengono prese immagini delle cellule quando queste sono esposte ad uno stimolo elettrico visibile sull'oscilloscopio. Questa procedura viene effettuata sia in assenza che in presenza del farmaco, permettendo quindi di poter paragonare le risposte nelle due condizioni sperimentali. Dalle immagini del prototipo si possono vedere gli spostamenti del tavolino motorizzato e la somministrazione del farmaco attraverso una pipetta montata su un braccio mobile. Sul monitor scorrono le immagini acquisite da una telecamera a elevata sensibilità. Da questa inquadratura possiamo meglio apprezzare i flash di luce che indicano il periodo durante il quale le cellule sono stimolate elettricamente e le immagini vengono acquisite. Possiamo qui apprezzare le membrane cellulari rese fluorescenti dal colorante sensibile al voltaggio. In particolare possiamo notare copie di immagini delle stesse cellule dove si osserva chiaramente una variazione localizzata del segnale di fluorescenza fra la prima immagine presa prima dello stimolo elettrico e la seconda immagine acquisita durante lo stimolo stesso. I dati ottenuti da migliaia di cellule per ogni singola concentrazione del farmaco vengono quindi analizzati in modo automatico, ottenendo distribuzioni delle variazioni di fluorescenza prima e dopo il farmaco che vengono graficate per ogni singola concentrazione. In pratica, in soli 3 minuti abbiamo ottenuto una curva concentrazione-risposta di 9 punti in modo completamente automatico senza l'intervento di un operatore. Qua siamo nell'area ricerca e sviluppo del centro di immagine sperimentale e voglio mostrare un attimo il mio prototipo di microscopio, che è un microscopio capace di sorpassare il limite di risoluzione ottica, tipico di microscopi ottici come il microscopio in fluorescenza. Il principio su cui si basa questo microscopio è l'osservazione, è avere la sensibilità appunto di essere in grado di visualizzare molecole individuali. Per raggiungere questo tipo di sensibilità è necessario utilizzare alcune sorgenti molto, molto potenti e molto precise in qualche modo, come dei laser, questi sono dei laser a stato solido, sono due laser, la luce blu che vedete è un laser a 488 nanometri, la luce giallo un laser a 561 nanometri. Questi due laser sono portati al un terzo laser in realtà nell'UV che non potete vedere in questo momento, è portata attraverso un relativamente semplice cammino ottico ad un microscopio in fluorescenza tradizionale. La peculiarità di questo sistema ottico è che permette molto semplicemente di indirizzare i facci laser in posizioni diverse e in particolare illuminare il campione in modo da ridurre il più possibile l'illuminazione fuori fuoco, che in generale genera una sfocatura, un po' come quando io provo a prendere una figura a fuoco vostra e avrò il background fuori fuoco. In questo modo, inclinando il fascio laser, posso ridurre questo effetto di sfocatura che degrada estremamente l'immagine. Grazie a questo trucco riesco ad ottenere delle immagini molto precise
di singole molecole, qua proprio un rapporto tra il segnale, le singole molecole che vedete sono questi pallini che si accendono e si spengono. Riesco ad ottenere un segnale molto preciso, con un altro rapporto tra segnale e background, e questo mi permette in qualche modo di sorpassare il limite di risoluzione, perché quando sono in grado di visualizzare una singola molecola, posso localizzarla molto precisamente, una precisione che dipende solo dalla quantità di luce che riesco a raccogliere da questa molecola sopra lo sfondo, sopra il background. La riduzione dello sfondo o del background viene effettuata esattamente inclinando il fascio laser, come vi ho mostrato prima. Il risultato finale di questo microscopio è quello di aumentare chiaramente il dettaglio, la risoluzione di immagini ottenute in campioni biologici qualora si utilizzino molecole fluorescenti appropriate come in questo caso. Queste sono cellule di carcinoma umane, sono linee cellulari. Questa è un'immagine a microscopia convenzionale. Come vedete si riescono a identificare le strutture abbastanza chiaramente, le strutture che si identificano sono filamenti di actina, tuttavia c'è una sorta di blur, una sorta di sfocamento dovuto proprio al limite di risoluzione del microscopio. Utilizzando questo trucco di accendere e spegnere singole molecole, riusciamo a ottenere un'immagine di questo tipo, che ha una risoluzione molto maggiore di quella di un microscopio convenzionale, all'incirca 10 volte maggiore. Questo sistema di microscopio è un sistema molto sensibile, come abbiamo detto prima, permette di visualizzare molecole individuali e permette di farlo in cellule viventi, come in questo esempio. In questo esempio stiamo guardando il nucleo di una cellula, questi spot fluorescenti, queste palline fluorescenti che vedete sono singole molecole di una proteina molto importante, che è P53, è il tumor soppressore, quindi una proteina molto importante in quanto è mutata nel 70% dei tumori circa, e riusciamo a seguire qual è il suo comportamento dinamico all'interno di una cellula, quindi all'interno del nucleo della cellula, quindi per esempio mentre regola la trascrizione. In questo modo riusciamo a capire, per esempio, quali sono gli effetti sulla dinamica della proteina di una mutazione, per esempio, e quindi come si comporta differentemente in un tessuto sano e in un tessuto malato, per esempio. Questo tipo di dettaglio, forse qua si capisce ancora meglio. Questo è un altro fattore di trascrizione, che è CREB. Riusciamo a localizzare, per esempio, all'interno del nucleo di una cellula dove avvengono gli eventi di legame, quindi gli eventi che poi sono trascrizionalmente attivi per i fattori di trascrizione. In Alembic c'è una facility di microscopia elettronica che fornisce servizi di microscopia elettronica convenzionale. È dotata di ultramicrotomi per il taglio di cappe chimiche per la preparazione dei campioni e di un microscopio elettronico 80 kV per l'analisi di preparati per microscopia elettronica e anche per immunolabeling. In aggiunta a questi ai servizi che possiamo offrire qua ad Alembic, siamo anche un consorzio che fa parte del CEN, il centro di nanomedicina europeo, a cui affluiscono diversi istituti lombardi, tra cui oltre San Raffaele anche l'IFOM e Filarete. Grazie appunto a questo centro possiamo offrire servizi di microscopia elettronica avanzata grazie agli strumenti che sono disponibili presso il CEN. Questi strumenti sono un microscopio elettronico a 200 kV che permette di analizzare a livello ultrastrutturale campioni più spessi, permettendo una visualizzazione tridimensionale di questi campioni con una risoluzione molto elevata. Questo è un esempio in cui si vede una ricostruzione 3D di mitocondri all'interno delle cellule. Inoltre, questo microscopio permette anche di osservare il campione in uno stato congelato, per meglio dire vetrificato.
Questo permette un'analisi più vicina a quello che è la struttura reale del campione, perché non subisce alterazioni dovute ai processi di fissazione e inclusione che sono tipici della microscopia elettronica convenzionale. Inoltre esistono anche degli strumenti per la preparazione dei campioni presso filarete. Tra questi strumenti sono un high pressure freezing, che è una macchina che permette la fissazione dei campioni in tempi rapidissimi congelando il campione, sempre per poter osservare l'ultrastruttura nel modo più nativo possibile, evitando l'utilizzo di fissativi chimici che possono compromettere l'ultrastruttura e creare artefatti. Sempre in combinazione con questo strumento esiste anche un altro strumento che si chiama Free Substitution, che permette invece di portare il campione congelato in uno stato in resina per poter poi essere sezionato e analizzato al microscopio elettronico. Il vantaggio di utilizzare una tomografia, perciò la visualizzazione di strutture 3D, sono essenzialmente due. Uno, a differenza della microscopia elettronica convenzionale, dove si osservano sezioni che sono 70 nanometri e perciò l'informazione tridimensionale è limitata, l'utilizzare sezioni più spesse di 200-250 nanometri permette di identificare e analizzare e capire in dettaglio strutture anche molto più complesse che difficilmente possono essere osservate in microscopia elettronica convenzionale. Inoltre permette anche di osservare dettagli più fini con la risoluzione, per esempio interazioni fra diversi organelli, fra organelli della membrana, e capendo subito e senza in modo chiaro l'organizzazione tridimensionale di questa struttura.